primo evento di cui vorrei parlarvi è Benedetta Cultura, il sapere di un paese per il bene comune. L'importante è sottolineare la cultura come qualcosa da opporre all'involuzione populista che ci sta caratterizzando e la cultura su cui dobbiamo investire in termini di conoscenza per far sì che i cittadini siano realmente tali e riescano poi a fare scelte consapevoli. E quando si è privi di cultura e di conoscenza non è possibile scegliere bene, o forse non è addirittura possibile scegliere. Il problema è come mai la cultura è un bene comune, perché appartiene a tutti noi, cioè e ci accomuna. Quando siamo persone che condividono certe conoscenze, cioè persone colte, ma persone anche che dispongono del sapere necessario, siamo degli esseri umani. Altrimenti, ricordando Dante, famosi versi di Dante, siamo dei brutti. Sono direttamente coinvolta sia come membro della fondazione sia tra i partecipanti all'incontro, però l'evento è curato poi da Anna Longo, che è una giornalista culturale della radio Rai, molto impegnata sul fronte della difesa della cultura di questi tempi. Ne abbiamo veramente bisogno, perché uno degli scogli su cui l'Italia può infrangersi, o comunque forse si è già parzialmente infrante, è proprio quello culturale. L'altro evento collegato a questo, a cura mia e di Remo Bodei, è intitolato Luoghi comuni, 7 lezioni di filosofia su questioni che ci riguardano. È una collaborazione tra Genova Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, e la Fondazione Edoardo Garrone. Cosa vuol dire comune? In questo caso, cioè, come mai i luoghi comuni non sono i luoghi banali, ma sono i luoghi di nuovo che ci accomunano, come prima parlavamo di bene comune. E per cui non sono da confondersi con i luoghi banali. Affrontiamo dei temi complessi che spesso vengono citati nel cosiddetto dibattito pubblico, ma vengono maltrattati, perché di questi temi non si chiarisce mai l'essenza, la natura, cioè si usano termini senza definirli, e si usano certe volte termini senza che dietro di essi si riconosca il concetto, comunque la problematicità del tema stesso. Ciò che vogliamo evitare assolutamente in questi 7 incontri filosofici è l'essere dogmatici. Saremo molto molto argomentativi e critici, e certe volte spesso anche controcorrente rispetto a ciò che accade. L'idea di base è opporre con questi due cicli la cultura seria a quello che invece ci viene ormai spacciato per cultura e cultura non è, cioè il dibattito a cui stiamo assistendo, sia politico sia pubblico, ad esempio in televisivo, è un dibattito spesso dogmatico, cioè non si discute sul serio, invece qua ci proponiamo di discutere sul serio. E spero che questa discussione sia di insegnamento a noi che parliamo, ma anche al pubblico, che sia apprezzata. Colgo l'occasione per salutare gli amici di Mente Locale, a cui sono da tempo affezionata. Grazie davvero.